Salve a tutti ragazzi, amici di Opinione di Luzio. Siamo qua, due ospiti appunto del canale. Il padrone del canale non c'è, ma va bene lo stesso, perché abbiamo deciso di prendere il controllo, almeno per oggi, del canale appunto. E parleremo io e Carlo di un argomento, faremo una disputa e speriamo che vi interesserà e vorrete poi fare dei commenti e continuare il dibattito anche nei commenti. Bene, l'argomento di oggi mi sembra, Carlo, sia quello del consumismo, sì. Di cui adesso veniamo proprio adesso dal, come dire, ad aver un po' usufruito materialmente di questo comportamento che pervade la nostra società. Tu cosa vuoi dire del consumismo? Come la vedi? Cosa ne pensi? Che bisognerebbe abolire i regali di Natale in un periodo di recessione. Cioè bisognerebbe dare un'idea a monti, cioè tassarli. Cioè se tu ricevi un regalo per Natale, questo entra a far parte del reddito, ha un'aliquota maggiore del 42, come se tu avessi l'aliquota su questo del 42. Vabbè, però varrà per chi ha dei regali e riceve dei regali molto impegnativi a livello economico. No, tipo... vale per tutti. Se tu guadagni, se tu ricevi regali, li devi dichiarare. Ho capito, dichiarare. Ma se tu mi regali una... E se tu lo compri, devi dichiarare che hai fatto il regalo, perché lo puoi detrarre. Perfetto. Così la gente dice: no, il regalo di Natale non lo voglio. Perfetto. Mi basta il biglietto d'auguri. Ma facciamo l'ipotesi. E la gente che non c'ha più i soldi non si trova in imbarazzo di dover fare i regali di Natale. Ah, quindi tu non lo vedi come un meccanismo di avere maggior gettito fiscale? No, un meccanismo per far campare un pochino più tranquille le persone. Ok. D'altronde siamo nella miseria, quindi perché dobbiamo foraggiare sempre i soliti noti che ci vendono i regali che noi regaliamo agli altri? Perfetto, capisco la tua posizione, però magari per avere un esposto più generale, che cosa pensi tu del consumismo, di questa situazione sociale che noi viviamo da molti anni e che diciamo che adesso sta vivendo un po' in sofferenza perché c'è la crisi? Vorrei sapere cosa pensi di questa cosa più in generale, se hai un'opinione. Beh, io non voglio fare il bacchettone, io credo che il consumismo sia stato il figlio della possibilità di avere tecnologia ed oggetti a buon mercato, però il problema secondo me che c'è stato del consumismo è stato l'acquistare per distruggere, quindi il principio del consumismo non ha premiato chi faceva prodotti durevoli, beni durevoli, premiava soprattutto chi faceva cose che potevano essere utilizzate per 2, 3, 4 anni. Piano, puoi andare se ti tieni a sinistra. No, scusa. Ci vedi, sì? No. Dopo la 106 puoi andare, vai. Quindi secondo te il consumismo è una degenerazione del capitalismo che porta a produrre dei beni non del tutto utili, magari inquinando, magari anche facendo dei danni. Ma magari anche utili, però se io posso permettermi di costruire un aspirapolvere che dura 100 anni, non lo faccio, perché quindi il mio interesse è di costruire un aspirapolvere che ne duri 5 o 6, così potrò fare il modello nuovo. Dicasi senescenza controllata. Quindi tu vedi nel difetto del consumismo è il fatto che i beni durano poco e quindi presumo il problema maggiore è l'inquinamento, perché poi produce una serie di materiale che poi verrà buttata via come rifiuto, mentre se tu facessi cose che durano molto non hai il problema dei rifiuti o comunque ce l'hai molto limitato, dico bene? Questo può essere un aspetto. Un altro aspetto è che comunque se tu nel momento in cui te lo puoi permettere compri un oggetto che ti può servire in un sistema in cui questo oggetto comunque ha una garanzia di 100 anni, per una generazione quell'oggetto l'hai acquisito. Se invece te lo compri in un momento in cui te lo puoi permettere, ma compri un oggetto che ti dura 5 anni, se non te lo puoi più permettere dopo 5 anni, a quell'oggetto dovrai rinunciare per sempre. Quindi ci vedi anche un problema, tra virgolette, psicologico, perché impone... È un problema poi economico, perché voglio dire, noi abbiamo tutto un'infrastruttura personale
c'è un'infrastruttura privata che è composta da televisioni, computer, tutto quanto, che voglio dire sono soggetti a deterioramento. Sì, quello che voglio dire psicologico è questo, che se tu hai, sei abituato a avere la televisione e dopo 5 anni che ti diventa vecchia non ne puoi comprare un'altra, certo che è un problema economico, il problema economico nasce perché c'è un problema psicologico per cui tu non puoi stare senza la televisione. Ma guardiamo una cosa specifica, il cellulare, io l'ho acquistato quando era un giocattolo, quando era un vezzo, non mi era utile, l'ho acquistato alla fine degli anni 90. Allora, quando l'ho acquistato io il cellulare mi serviva relativamente. Io d'altronde, siccome non mi serviva molto, dopo 4-5 anni me ne sono disfatto. Quando ho voluto iniziare a lavorare, quando ho detto che io non avevo il cellulare, mi hanno imposto di acquistarlo, mi hanno imposto di acquistarlo, di tenerlo e di averlo, perché faceva parte di tutte quelle cose che fanno ormai parte del profilo anche lavorativo di una persona. Tu devi essere rintracciabile in ogni momento. Quindi è una cavolata, ma se tu il cellulare non te lo puoi più permettere perché ti chioppa, perché è fatto per rompersi, vai in depressione psicologica, e non puoi neanche beh, magari vai anche in depressione psicologica, però non puoi neanche più lavorare e muori di fame. È questo che vuoi dire? Anche. E quindi anche, non solo. Ok, quindi secondo te, allora, però tu non mi hai detto se secondo te il consumismo è qualcosa di negativo o di positivo. Ma e se è di negativo, non possono essere, ovviamente il consumismo ha fatto sì, cioè ha degli aspetti positivi per chi queste cose le ha costruite in momenti in cui se lo poteva permettere, c'era un costo della manodopera che era accettabile, un sistema di credito che nel bene o nel male funzionava. Il consumismo è stato anche una cosa positiva, ha creato posti di lavoro, ha creato benessere per tutti, cioè sì, ha dato degli strumenti che prima non potevamo avere per vivere magari anche più comodamente. Non credi? Per certi aspetti sì, cioè, non è che... Adesso invece tu mi dici che è un problema il consumismo. Il consumismo adesso è un problema, ma è un problema il sistema basato sul consumismo, perché non tiene più. E quindi che cosa succederà? Succederà che bisognerà trovare maniere diverse per uscire da questo, da questa spirale. E sono processi che durano... possono durare 20 anni come 100, 150. Ma bisogna mettere in atto processi controllati umanamente oppure è un processo naturale? Tutti per i cui processi ci sarà... sono controllati umanamente e tutti i processi dipendono in buona parte anche dal caso. In questo caso cosa succederà secondo te? In questo caso noi non abbiamo la possibilità di dare una previsione precisa. Ma i nostri telespettatori, soprattutto i telespettatori di Luzio, vogliono delle previsioni chiare, delle indicazioni di futurologia o almeno delle opinioni forti su cui loro possano discutere oppure ragionare. Allora, il consiglio che posso dare è spendere gli ultimi risparmi per acquistare appezzamenti di terreno, anche di media dimensione, per poter costruire un orto, e se avanza qualcosa, acquistare armi da fuoco anche di piccolo calibro da caricare a sale per sparare a quelli che vengono a rubarci i pomodori. Mi ricorda la ricetta di Massimo Fini, non so se la conosci, che è la stessa cosa che dice Fini: prendetevi un campo e prendetevi due Kalashnikov. Non ho capito perché due, però questa è la ricetta. E dice che è inevitabile il collasso del sistema, quindi si tornerà alla terra e chi c'ha la terra mangia e quegli altri mangeranno un po' di meno. Questo è quello che dice Fini. Ma non è che sceglieremo, finiremo alla fine del consumismo e anche forse del capitalismo, secondo lui. Ma il capitalismo non è che è finito. Adesso è finito qui. È finito qua, è finito l'Occidente. Ma va? È finito l'Occidente perché potrebbe non essere finito, ma qui ora stiamo parlando di cose che sono fuori dal mondo. Potrebbe non essere finito se face... Allora, il problema è questo. Noi siamo ancora nella situazione di poter, voglio dire, vincere una guerra mondiale. Gli Stati Uniti forse, direi. L'Occidente. L'Occidente insieme è ancora nella situazione di poter vincere una guerra mondiale. Però questo margine sta finendo e da noi conta molto l'opinione pubblica. In Cina no. In Cina e in altri posti del mondo questo no. E loro stanno crescendo, noi no. Cioè questo loro appunto. Stanno crescendo e noi no. La conseguenza è che non esiste un modo per difendersi da...
da coloro che abbiamo sfruttato fino adesso. Sono i barbari, tu stai dicendo, stanno arrivando i barbari ai confini dell'impero. I barbari ci sono da un po', i barbari sono già all'interno dell'impero. Come alla fine dell'impero romano. Vedi gli atti, le cose che succedono, comunque non c'è più un controllo, cioè anche lo stesso concetto di integrazione a tutti i costi non ha portato... L'integrazione è quando un afgano, un iracheno, un giordano, diventa occidentale. Un milanese, un barese e un siciliano si trovano tutti insieme a cena con le famiglie in un locale di Milano. Questo, se è successo, è successo ad altissimi vertici, ma non è diventata un'integrazione, cioè non è diventata... Non si può parlare di integrazione culturale, probabilmente si è sbagliato anche a farla passare per quello che... Quindi, per farla breve, cosa pensi che succederà? Ho capito il problema, però cosa pensi che succederà? Che il capitalismo diventerà cinese, indiano, brasiliano e russo e noi saremo la Cina del ventunesimo secolo o i paesi in via di sviluppo del ventunesimo secolo? Beh, io credo che prima di... si parla di un processo che può essere finale. Cioè noi stiamo parlando di questioni, però questo che sto dicendo, quello che ho detto io non è che per forza è, quello che ho detto io è l'analisi comunque delle forze in campo, poi queste forze si possono comportare in maniera diversa, si possono arrivare, sono d'accordo. Si può arrivare a delle, sono d'accordo, il problema è degli fare, aggiustamenti, lo so che è difficile fare delle analisi sul futuro, però è questo quello che magari la gente vuole sapere, cioè che cosa probabilmente succederà, una terza guerra mondiale. Io credo che l'Italia si debba preoccupare, tra i paesi del mondo, che tra i paesi occidentali l'Italia sia quella che si deve preoccupare meno, per la sensibilità dei suoi governanti, tra l'altro, che l'ha portata sempre a finire una guerra mondiale con lo stato diverso con cui, rispetto a quello con cui l'aveva iniziata. Quindi ci troveremo alleati col Brasile, ci troveremo alleati sicuramente, con la Russia, ci salverà la Cina, ci libererà la Cina la prossima volta. Per noi il nostro è un paese molto razionalista rispetto, cioè abbiamo un cuore grande, però se in fondo e teniamo famiglia, un grande cuore e teniamo famiglia. Lo diceva Longanesi, tra l'altro, sosteneva che sopra la bandiera d'Italia bisognerebbe scrivere "io tengo famiglia" e questa era un po' la sua visione del mondo. Quindi secondo te voi stai lanciando un messaggio di positivo, ottimistico, l'Italia si salverà? L'Italia si salverà sempre, non so se si salveranno gli italiani. Va bene, su questa considerazione io direi di chiudere, sperando che ci saranno molti commenti. Salutiamo i telespettatori di Luzio, visto che siamo ospiti su questo canale in maniera impropria, quindi salve a tutti i telespettatori, fate molti commenti, sennò Luzio non ci fa più fare video, quindi se avete un po' di comprensione, grazie, alla prossima. Ospiti del canale d'opinione di Luzio, di cui abbiamo preso il controllo, diciamo, solo per questa giornata, senza Luzio, anzi soprattutto senza Luzio, direi. Ma davvero è tornato? Ma tu pensi che sia una cosa positiva o negativa questa? Cosa? Il fatto che Berlusconi candida a leader della destra italiana di nuovo. È stato un momento che le devo dire. Non sono riuscito a baciarlo, non mi veniva naturale. Ancora. Sei frocio? Quante volte te lo devo dire? Non ti piace la ciccia baffetta, ma prediligi il pelo. Questo è lo psicologo. Ancora conosciamo come donne. Esci con nome e fa la finita, no? Andiamo avanti. Mettiamo qua il nostro impotente. Come va? Ti sei calmato? Sono rimasto il colpo per me, è bellissimo. Le analisi sono tutti a posto, quindi penso che sia solo un periodo di stress. Ecco un altro che capisce in cazzo. Questa si chiama negazione. Ragazzi, ma che ci venite a fare? Lo psicologo se poi non apprendete. Scusa, ma tu non mi avevi detto che non ti si alzava più da quando la brighettona vicina di casa ti ha dato buca? Infatti. E allora di che stavo a parlare? Quello è lo shock. Per sbloccarti non devi andare a letto con una qualsiasi. Devi andare a letto con lei. Con lei? E con chi? Con mia zia? Ma quella brighettona mi odia. E tu trovi un modo per farti voler bene. Sei così caruccio, con sto occhioni blu. Questo era lo psicologo. Ma sono due?